cominciata l'edizione 2019 di Arena Rogadeo, la rassegna cinematografica organizzata dall'associazione Just Imagine, che quest'anno ha deciso di intitolarla Sogni e Radici. Un appuntamento che si svolgerà in 6 serate distinte e che coinvolgerà anche le frazioni di Mariotto e Palombaio, dove i cittadini potranno gustarsi la bellezza di un film e interagire con gli ospiti. Just Imagine ogni anno organizza la rassegna Arena Rogadeo, grazie al contributo del Comune. E proprio grazie a questo contributo noi la facciamo nel comune di Bitonto, ma non dimentichiamo assolutamente le periferie. Infatti oggi abbiamo cominciato proprio dalla zona artigianale della città, nei prossimi giorni ci spostiamo anche a Palombaio e Mariotto, che non abbiamo mai abbandonato né nelle nostre rassegne estive né tantomeno con le attività invernali che vengono fatte con le scuole grazie alla manifestazione Cinema a Colazione. Quest'anno abbiamo una rassegna abbastanza ricca con nuove collaborazioni, visto che abbiamo questo camioncino che vedete alle mie spalle, che è della cooperativa Cultura on the Road, che appunto sulle ruote si è spostato da Sant'Eramo in Colle per venire a proiettare i film proprio qui in periferia e nelle frazioni della città, mentre negli altri due appuntamenti, quello del 17 e quello del 18 luglio, saremo ancora nella biblioteca Rogadeo, da lì prende il nome appunto la rassegna Arena Rogadeo, e avremo come ospiti il regista Pippo Mezzapesa e Vito Palmieri, che hanno fatto incetta di premi, sono stati ovunque nel mondo quest'anno. È vero che tante volte abbiamo visto i loro lavori, tante volte li abbiamo invitati, ma noi continueremo tante volte ad averli con noi, perché davvero hanno sempre regalato perle meravigliose alla nostra città e hanno portato sempre alto il nome della città anche all'estero. Un'edizione questa, la quarta, che sogna e cerca di ritrovare le proprie radici, lo fa attraverso le immagini, le suggestioni e i film, scoprendo terre sconosciute e incontaminate o contaminate da una presenza dell'uomo forte e senza scrupoli. La scelta dei film nasce dal tema che abbiamo pensato di mettere in scena quest'anno, che è Sogni e Radici, e quindi noi seguiamo quelle che sono delle radici che a volte vengono, diciamo, considerate anche un po' problematiche, chi di solito lascia le proprie radici per andare via, e quindi non per questo soltanto, però anche perché siamo affezionati a un filone cinematografico dedicato a Taranto e a quelle che sono tutte le sue problematiche, abbiamo scelto Buongiorno Taranto quanto riguarda le radici. Lavoratori, dove ne andate? State qua, non vi interessa? Bene, vuol dire che non lo fate niente, allora vuol dire che non lo potete risolvere i problemi. Due tribunali diversi hanno preso le carte e hanno detto la stessa cosa, questa fabbrica così com'è non può produrre, ma non hanno detto chiudi, hanno detto odio a tempo chiudi, fuori c'è la disperazione. Chi non lavora qua dentro va a rubare, però rubare. Allora, il film nasce per un viaggio che è stato fatto dal regista a Taranto. Il regista Paolo Pisanelli è leccese, eppure a Taranto non era mai stato. In realtà non è una città dove si va a visitare, purtroppo, perché invece è una città bellissima. È andato, richiamato dal problema legato alle varie industrie, insomma, è un problema che sappiamo bene tutti, e lì ha iniziato a intessere una serie di relazioni, quindi ne è nato un film che è un film corale, dove abbiamo l'operaio, dove abbiamo i bambini che si tuffano nel mare, l'operaio in pensione che fa il pescatore. È un film che vuole raccontare la città, però sotto tanti punti di vista. Tanto oramai siamo contaminati, siamo come i visitors, sta nascendo una nuova razza aliena, gli Ilviani, quindi più passa il tempo più ci muoviamo, come i mutanti diventeremo, cambieremo sempre.